Buonasera e benvenuti a Very Victoria News. Notizie dall'interno, scuola. Ancora agitazione fra gli studenti per la discussa riforma Gelmini. Ci colleghiamo ora direttamente col ministro Gelmini per avere la sua opinione sulle occupazioni. Sentiamo. C'è fuori. Ministro, c'è? Ma si è trattato di alcuni facinorosi di una scuola materna di Sondrio. Alcuni quattrenni esagitati hanno attaccato i loro compagnucci impedendogli di seguire la lezione di Pisolino, colpendoli con lancio di pongo e gormiti. Ma scusi ministro, cosa sta dicendo? Ma gormiti! Ma come? Mi perdoni ministro, come... Cosa sta dicendo veramente? Come gormiti? Ma che cazzo ne so? Io sono mesi che mi fanno dire queste minghiate. Io voglio andare a casa. Voglio andare a casa mia a pizzo. Voglio andare a casa a pizzo a curare l'orto che a quest'ora alle talpe mi avranno fatto di buchi così. Oh, me l'ho detto. Mi tolgo gli occhiali. Si tolga gli occhiali. Dai stronzetta che tu lo sai che... Ma... Mi hanno fatto, io ci vedo benissimo, mi hanno fatto mettere questi occhiali da stronza, dice, ti conferiscono quell'aria sexy, ma quelle sexy tanto lo so che sono un sifone lo stesso, vabbè. Comunque. Bene, adesso sentiamo la voce degli studenti universitari, nonché quella dei lavoratori precari. Ci colleghiamo con Monica Relli. Che bello. Salvi, ciao. Sono la stagista del programma. Che posso fare? Che devo fare? Che devo fare? Mi hanno mandato qui. Che posso fare? Che cosa sa fare? Dipende, non so. Ah, niente, ancora niente. No, non so fare niente perché mi sto laureando, sto studiando, sto facendo. Sono iscritta al corso di laurea di scienze della formazione del calcare. Okay. Indirizzo spettacolo però, per certo. Mi hanno mandato qui. Ho già fatto sì? Un esame. Che esame? È un esame molto tosto. Molto tosto, è andato bene, ho preso 18. Sì? Toner 1. Ah, ecco, toner 1, bene, sì, bene. Sì. Ho preso 18 perché la bastarda mi ha chiesto anche colori. Però colori e toner 2. Va bene. Che cosa fai? Faccio le fotocopie? Non so, faccio le fotocopie, che va bene. Fotocopie, questo? Guardi, può fotocopiarmi quello se vuole. Forse dice, oh, grazie, sto già imparando tantissimo, grazie. È finita? No, vai. Ecco, ma le proteste non riguardano solo gli studenti universitari. Cosa ne pensano gli alunni in età elementare? Per saperlo ci colleghiamo con la bambina Orsetta Orsini, curva della Cisa. Aspettiamo. Aspetta. Scusate. Orsetta, ci sente? Ci senti? Sì. Aspetta, perché questa non, senza codini non si può fare. No, ma vai tranquilla. Già non l'ho mai fatto in piedi. Non l'ho mai fatto in piedi. Dovremmo essere collegati con Orsetta. Orsetta? Sì. Bene. La scuola? La scuola. Allora, la mia è una scuola bellissima, dove non ci sono i poveri e soprattutto non ci sono gli stracomunitari. Beh, che schifo. E poi le maestre sono buonissime, sì. E non ci danno mai compiti e si fanno picchiare. Sono felicissime. Non è vero, è che se protestano il preside le caccia e se non lo fa i genitori fanno cacciare lui, non è vero niente, non gli dà retta. È difficile con sto microfono. E poi i miei compagni, io li invito sempre a casa e giochiamo con Pippo, il giardiniere, e giochiamo per esempio a scala la montagna col piccone, sì. E Pippo fa la montagna e si diverte.
dice delle cose che non si capisce niente. Tipo? Vabbè. Tipo... hija de puta della signorita, y su compañero se mierda con esto piccone che yo lo infileria su por el culo. Ma che vuol dire? Non vuol dire niente. Ecco, ha finito Orsetta? Se vuoi vado molto avanti. No! Ecco, passiamo allo spettacolo invece, grazie. Tra pochi giorni prenderà il via la nuova edizione di Miss Italia. Abbiamo intervistato la Miss Italia dell'anno scorso e per sapere come ha vissuto questa, scusateci, questa straordinaria esperienza. Sentiamo. Questo sarebbe? Sì, è l'unica roba che abbiamo. Ah, grazie. Grazie. Sono molto contenta di essere qui oggi sera, così posso ringraziare una volta per tutte, tutte le terme di Salso Maggiore che mi hanno votato, la signora Loren, la signora Lollobrigida, il patron Mirigliani, vabbè un abbraccio veramente come se era mio nonno, veramente, e poi... Voglio mandare un grosso saluto al mio paese natale, Sacrofano, e tutti i sacrofani che mi hanno sostenuto con un affetto, con un calore, potrei dire veramente tangenziale. Grazie, veramente. Mi chiedi il come mai di tanta linea? Ecco, come mai di tanta... Come mai? Signorina! Voglio capire come fa ad essere tanto in linea. Ma perché io ho provveduto bene bene a ferrarmi su alimentazione. Sì. Alimentazione in quanto niente, molte mela, prosciutto, kiwi. Kiwi è molto importante, non dimenticatevelo mai, perché mi è giunto alla voce che kiwi c'ha pari a mila acidi che la fettina, quindi è proprio un frutto per tutti. Che altro vuoi sapere? Bene, questo è tutto, arrivederci alla prossima edizione di Very Victoria News, grazie mille, buonanotte. Devo camminare così perché in realtà non si può vedere. Ah, ecco, siamo già arrivate. Bravissima, ma veramente. Ma ancora di nuovo? No, io voglio capire cosa. Cioè, come. Vabbè, la Gelmini. Ecco, imitazione che ha fatto un successo clamorosissimo, però voglio capire come ti è venuto di farla calabrese? Mi sono svegliata e parlavo calabrese, ho detto sarà il segno del destino. No, ma ho come detto, il cazzo ho messo le pantofole, porca miseria. E boh, ho detto, ma chissà, se invece questa non fosse così come appare, che probabilmente, cioè la cosa più verosimile, perché non è possibile.